Bentornati nella mia cucina. Oggi prepareremo insieme le zeppoline con i fiori di zucca, un piatto povero ma vi assicuro buonissimo. Gli ingredienti che ci serviranno per realizzare questo piatto sono i seguenti. Avremo bisogno di 100 g di fiori di zucca, un cucchiaio di formaggio grattugiato a vostra scelta, 13 g di lievito di birra, 15 g di sale, un uovo intero, una spolverata di pepe, poi avremo bisogno di 400 g di acqua tiepida e 400 g di farina mista. Io utilizzo normalmente 200 g di farina di semola di grano duro e 200 g di farina 00. Adesso andremo ad impastare. Allora, come prima cosa metteremo l'acqua tiepida in una ciotola abbastanza capiente. Aggiungeremo i nostri fiori di zucca che abbiamo già precedentemente tagliato. Ecco qui, li mettiamo all'interno. Poi mettiamo il pezzettino di lievito di birra e iniziamo a impastare. Questo è il primo procedimento. Ecco qui, una volta che abbiamo fatto amalgamare il lievito con i fiori di zucca e l'acqua, andremo ad aggiungere l'uovo, il formaggio, la farina, quest'altro tipo di farina, aggiungiamo un po' di pepe, perché abbondate col pepe, sapete che a me piace, abbondiamo, e poi infine e soprattutto metteremo il nostro sale, ok, e andremo a mescolare il tutto finché il nostro composto dovrà assumere una consistenza né troppo liquida e né troppo dura. Ecco qua. Fate così in modo che l'aria che sta all'interno fuoriesce e in cottura verranno belle leggere. Una volta che il nostro composto sarà ben amalgamato, lo andremo a coprire con della pellicola trasparente. Lo metteremo al caldo e lo faremo crescere. Questo qui tra una mezz'oretta lo prenderemo, prendete una forchetta e lo girate in modo che l'aria che si è incorporata all'interno fuoriesce e quando le andremo a friggere le nostre zeppoline verranno asciutte, croccanti esternamente, morbide all'interno e saranno asciuttissime senza un filo d'olio. Poi, dopo che abbiamo fatto questo procedimento, le faremo crescere finché il loro volume non sarà raddoppiato. Una volta che il nostro composto sarà cresciuto, lo andremo a friggere. Ecco qui. Allora, ci occorrerà un cucchiaio. Lo andiamo prima a immergere nell'olio. Poi faremo in questo modo. L'olio dovrà essere bollente, vi raccomando. Ecco qui, in questo modo le farete scivolare all'interno dell'olio, prendete e fate scivolare. Poi andremo a girare un po'. In questo modo, guardate che belle palline che si sono fatte. Adesso che hanno raggiunto la giusta duratura, ecco qui, vedete come si sono fatte belle? Le andremo a togliere. Le nostre zeppole sono pronte, eccole qua. Adesso faremo una spolverata di sale sopra ed ecco il tutto. Vi aspetto alla prossima ricetta. Grazie che mi state seguendo. Un abbraccio forte forte a tutti. Ciao ciao!